Al Nicola Tubaldi di Recanati va in scena il recupero della sesta giornata di campionato tra i padroni di casa della Recanatese e il Rieti. I giallorossi tornano in campo dopo l'altro recupero giocato a Pineto lo scorso 4 novembre. I laziali, invece, addirittura a distanza di ben 40 giorni quando vennero sconfitti al Vasto Girardi per 1-0. Vittoria eloquente per gli uomini di Giampaolo per un 3-0 che poteva essere anche più ampio, mentre Rieti deve mangiarsi le mani per non aver concretizzato le occasioni avute e che avrebbero reso meno scontato il successo per i padroni di casa. Prima dell'inizio, minuto di raccoglimento per la scomparsa di Diego Armando Maradona, poi pronti via ed è subito gol. Sono trascorsi 80 secondi che la Recanatese passa. Discesa lungo l'alto sinistro di Liguori che crossa in mezzo dove rompe Sinigagliesi che mette dentro una respina su un colpo di testa di Pezzotti. I giallorossi hanno subito la strada spianata e al settimo hanno l'occasione per raddoppiare, con Pera che si invola verso la porta e, defilato, tira, il pallone sfila sul fondo. Al 17° si vedono i laziali con Zona che crossa in mezzo dove pesca Fioretti che si gira e calcia fuori da buona posizione. Al 26° Pera si trova tu per tu con Saglietti che respinge il tiro del numero 7 e poi Gomez perde il tempo per tirare e l'azione sfuma. Al 31° si materializza il raddoppio, perentoria discesa di sbaffo che scambia con Pera e fredda Saglietti. Tutto troppo facile per i padroni di casa, che però al 34° rischiano grosso, con una conclusione a colpo sicuro di Tirelli, che trova De Chirico bravo alla respinta. Si chiude qui, dal punto di vista delle azioni, la prima frazione di gioco. Nella ripresa, Mister Campolo cerca di cambiare l'inerzia del match inserendo uno dei nuovi acquisti, Brumat, ed infatti il Rieti rientra con maggior piglio, ma al 13° subisce la mazzata. Liguori giostra lungo l'out destro e crossa. Orchi, nel tentativo di anticipare Pera, infila nella propria porta con Saglietti che non riesce a salvare. Sul 3-0 la Recanatese gioca sul velluto e colleziona altre occasioni. Poi, però, pecca di concentrazione e sulla leggerezza di Ferrante va a riserve Fioretti che davanti alla porta spara fuori. L'ultima occasione ce l'ha ancora Rieti, ancora con Fioretti che conclude la sua giornata no spedendo sul fondo da 0 metri un colpo di testa troppo difficile da sbagliare. È festa recanatese che con questi 3 punti aggancia il notaresco in testa alla classifica, mentre per i laziali c'è davvero molto da lavorare. Che siamo partiti con il piglio giusto, il primo gol è stato molto bello perché, non so, abbiamo fatto 18-19 passaggi e abbiamo fatto gol. La partita è stata giocata bene dai ragazzi, non era assolutamente facile perché dopo 20 giorni è normale che perdi un po' il ritmo della partita, per cui la squadra ha risposto alla grande, questo perché l'avevo anche intuito perché in questi 20 giorni dove non ci siamo allenati abbiamo dei ragazzi che hanno grande spirito di professionalità, per cui trascinano tutto il gruppo a non mollare mai e oggi è stata fatta una prestazione sotto questo punto di vista ad alto livello. Sì, purtroppo l'allenamento è importante, però poi il giocatore deve sfogare durante la partita e loro, guardandoli anche prima dell'ingresso in campo, avevano una grande voglia di fare bene, di giocare. Infatti siamo partiti benissimo. L'unica pecca, diciamo così, se vogliamo trovare un difetto, è che nella gestione sul 3-0 forse potevamo gestirla un po' meglio. Prendere gol dopo un minuto qui a Recanati è un qualcosa comunque di non bello. C'è tanto da lavorare, bisogna mettersi sotto col lavoro, che l'unica cosa che io conosco per poter sempre andare meglio è cercare il lavoro. Lavoro, lavoro, e questo sì. Poi è normale, abbiamo incontrato una grande squadra, in condizioni più di noi sicuramente. E nulla, fatto sta, sono molto più bravi di noi ad oggi, per cui bisognerà tanto lavorare, questo dico io. A me non piace mettere alibi, perché purtroppo siamo sempre abituati a dare colpa a qualcosa o a qualcuno. Allora è da rimboccarsi le maniche, lavorare, a prescindere se il proprietario cambierà o meno. Noi dobbiamo avere, scusatemi il termine, le palle di lavorare sul campo, fare solo ed esclusivamente i calciatori, staff tecnico e quant'altro, senza pensare a tutto quello che accade esternamente. Se continuiamo a pensare a quello che succede esternamente, sarà sempre complicato, a prescindere dai giocatori che verranno, che non verranno. Dobbiamo avere l'orgoglio di risalire immediatamente attraverso l'unico fattore che conosco, che è il lavoro.